entriamo nel vivo della filiera agroalimentare lodigiana. Siamo andati a Casal Pusterlengo, dove si trova la SIVAM. Dal 1932 la SIVAM lavora con un approccio globale all'agricoltura e alla zootecnia per fornire qualsiasi mezzo tecnico e prodotto ad agricoltori ed allevatori. Due gli stabilimenti, uno a Casal Pusterlengo specializzato in minerali ed integratori e uno nel sud Italia, a Battipaglia, dove si producono prevalentemente mangimi. Ricerca e sviluppo sono prioritarie per l'azienda, che si avvale di studi di laboratorio e sperimentazioni sul campo per mettere a punto prodotti sempre nuovi e competitivi. Un impegno continuo e necessario, soprattutto in questo momento storico in cui la maggior parte dei clienti deve fare i conti con gli effetti della crisi economica. Le difficoltà sono del nostro cliente, quindi dell'allevatore e dell'agricoltore, perché negli ultimi tempi gli impegni di tipo amministrativo burocratico e i costi per l'acquisizione dei mezzi tecnici e la remunerazione del loro prodotto gli dà scarsa soddisfazione, e quindi noi dobbiamo cercare di lavorare per fornirgli mezzi tecnici ad un prezzo adeguato perché lui possa ottenere alla fine dell'anno un risultato soddisfacente dal suo lavoro. Come fare per essere vicini al cliente finale ed andare incontro alle sue esigenze? La SIVAM si serve di una rete di vendita costituita da concessionari e agenti che si interfacciano costantemente con allevatori ed agricoltori, ascoltando i loro bisogni e le loro richieste. Così facendo, rendere sostenibile il lavoro del cliente per la SIVAM è possibile. Rendere sostenibile il lavoro dell'agricoltore significa fornire soluzioni tecniche per produrre a costi più bassi, in modo molto integrato tra agricoltura e zootecnia. Ad esempio produrre foraggi che consentono di utilizzare materie prime che riducono il costo della razione, quindi il costo degli alimenti in zootecnia. Più di 900 i prodotti proposti sul mercato, adatti a soddisfare ogni esigenza, sia in campo agricolo sia zootecnico. Quest'ultimo rappresenta il vero core business dell'azienda, qui ricerca ed innovazione sono fondamentali. Siamo molto orientati all'innovazione, l'innovazione dei prodotti per quanto riguarda gli integratori vuol dire non solo soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali, ma anche produrre dei prodotti che migliorino lo stato sanitario degli animali e il benessere. L'ultima gamma nata addirittura permette di migliorare la fertilità degli animali, che è un problema sempre molto sentito. Per quanto riguarda il nostro settore, per gli agrofarmaci, noi puntiamo sempre più ad introdurre sul mercato dei prodotti aventi un'ottima efficacia, ma soprattutto un basso impatto ambientale. Per quanto riguarda gli imballaggi agricoli, si persegue una maggiore performance tecnologica in modo da migliorare l'operatività degli operatori in campo. Per quanto riguarda le sementi, proponiamo delle varietà in grado di fornire un prodotto sia qualitativamente che quantitativamente qualificato. Agricoltura sostenibile e rispetto dell'ambiente, due valori su cui si basa il lavoro e lo sviluppo della SIVAM. Lavorare sul territorio oggi ma pensando al futuro, valorizzando la terra per mantenerla fertile e rigogliosa per chi la userà dopo. L'agricoltura sostenibile è una sfida da vincere. È assolutamente importante. L'agricoltura sostenibile è in realtà l'agricoltura tradizionale di queste aree, ed è quello che oggi gli imprenditori agricoli e anche le aziende che lavorano a servizio dell'agricoltura stanno riscoprendo, e cioè che il successo di questo modo di fare agricoltura deriva da uno stretto legame tra coltivazioni in campo, coltivazioni foraggere, la stalla, quindi l'attività zootecnica, in un insieme che sta insieme, cioè che davvero ha entro i sé i germi per continuare, per avere il successo commerciale e la continuità nel tempo. Credo che il concetto di agricoltura sostenibile alla fin fine si riduce a queste cose. Impresa e territorio, un legame indissolubile e vincente su cui far leva per la competitività, ed è proprio l'importanza di quest'unione che è stata accolta da Assolombarda che ne sta facendo un cavallo di battaglia. Beh, noi siamo un'associazione territoriale che ha competenza appunto sulle questioni che riguardano la presenza delle imprese sul territorio, che interloquisce e collabora con le amministrazioni locali, con le camere di commercio, con le province, con la regione, e quindi è naturale che le nostre imprese sono sul territorio, vivono dei rapporti con le amministrazioni, vivono dei rapporti con gli stakeholders del territorio, e quindi noi abbiamo una rinnovata attenzione al territorio, siamo
presenti in tutti i comuni della provincia di Milano, di Lodi, alcuni della provincia di Monza e Brianza, e le nostre imprese hanno bisogno, specialmente in questi momenti, di sentire la loro associazione più vicina. E per oggi è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di TG PMI. Buonanotte a tutti.